stata presentata a Ravenna presso la sede del Consorzio di Bonifica della Romagna Itinera, la festa del cammino consapevole che torna a settembre con la sua sesta edizione. Vediamo. Dal 1 al 13 settembre torna Itinera. La festa del cammino consapevole, ideata e organizzata da Trail Romagna, giunge quest'anno alla sua sesta edizione. Il verde pubblico di Ravenna così si farà luogo di incontro per racconti, momenti di confronto, passeggiate poetiche intorno al tema coltivare il proprio giardino. Siamo alla sesta edizione, quindi siamo giunti a questa edizione con un nuovo stimolo, coltivare il proprio giardino, in virtù proprio di quello che è successo negli ultimi 2 anni. Andiamo a lavorare, cercare di fare focus con gli spazi spettacolari che abbiamo in città, i nostri giardini, le nostre tratte pinetali, e quindi coltivare il proprio giardino significa coltivare, andare a frequentare i nostri spazi esteriori, ma andare ad arricchire il nostro giardino interiore, quindi andare a vivere le meravigliosità che il nostro territorio ci possa offrire, con l'intervento, come sempre, nello spirito della nostra rassegna, di splendidi autori che arricchiscono, di contenuti e di tanta potenzialità che il genere umano può offrire, non solo nel percorrere ma anche nelle performance di artisti e di autori che ci daranno sempre di più stimoli per vivere appieno questa rassegna di quest'anno. Parliamo dell'importanza di far conoscere il territorio all'intera cittadinanza. Per il consorzio di bonifica è importante e strategico far conoscere il territorio e i nostri consorziati, e non solo, per capire quanto sia importante l'opera che fa sia la bonifica, ma le azioni che qualsiasi cittadino può fare a tutela del territorio. Noi siamo partner di questa iniziativa, ma anche di altre che concentrano proprio la loro attenzione a tutte quelle che sono le azioni che fa il consorzio e anche può fare il cittadino per un territorio migliore che riesca a supportare in modo migliore i cambiamenti climatici. E quindi quando parliamo di bonifica parliamo della distribuzione dell'acqua ma anche della regimazione delle acque, quindi tante piccole azioni che possono fare anche i cittadini nel loro giardino sono strategiche per riuscire a mettere in sicurezza maggiore il nostro territorio.